Allora, io sostituisco il segretario nazionale, Mauro Arborisi, perché lui adesso è impegnato in un'altra attività a Chianciano, c'è cioè un forum per il no all'Europa, pertanto era una cosa molto importante perché ci dà la possibilità di dire effettivamente come stanno le cose anche a livello europeo. Perché diciamo che l'Europa è quella che poi, bene o male, ha contribuito a portare avanti questa riforma costituzionale. Già con l'introduzione del pareggio di bilancio, con l'articolo 81, è stata la prima botta che hanno dato alla nostra Costituzione. Come avete sentito dagli interventi, come si dice, si palesa quella che è la situazione in questo nostro paese, in questo momento, perché siamo in un momento delicato, in un passaggio molto delicato. Ed è questa Costituzione non è una Costituzione democratica, è una Costituzione fascista, è una Costituzione che porta a trasformare il potere del governo nei confronti del Parlamento soprattutto e soprattutto anche di quelle che sono le classi più deboli. Dicevo, siamo in un momento delicato per la democrazia italiana, anche perché la crisi dei partiti politici, del sistema dei partiti politici, le scelte di governi tecnici oppure di altre intese e soprattutto di governi non votati dal popolo, la dice lunga su che cosa portano a minare quelle che sono le conquiste dei padri della nostra nazione. E questo fa, è stato riferito prima, questo a parte che non fa presagire nulla di buono, ma dimostra il fatto che sono state buttate le basi per nuove forme di, come si dice, per imbrigliare la politica, per tenerla contro, soprattutto quella, nuove forme contro quelli che sono i lavoratori, lo dice pure il titolo di questa nostra serata. È una politica contro i lavoratori, contro l'ambiente, contro definita la politica sociale, ma soprattutto si fa strada quello che è anche e soprattutto nel Partito Democratico, questo è il grave della situazione, si fa strada una deriva antidemocratica che ripercorre quello che è il piano della rinascita democratica di genere ed è della P2. E che lo porta a compimento dopo che Berlusconi l'aveva proposto come suo programma elettorale. Questo è il trait d'union che lega Renzi a Berlusconi. Ricordiamoci che Renzi è stato il politico, ma no, ricordiamoci la frase che ha detto Napolitano, oltre a dire che popolo non può votare queste riforme, lui ha detto un'altra cosa, che si è sentito offeso dal fatto che l'Anti dicesse che difendeva la carta costituzionale. Beh, per uno come lui è logico che si sentisse offeso, perché lui purtroppo non ha fatto la resistenza, lui stava dall'altra parte, lui stava con i buffi. Pertanto capiamo anche ad oggi come si pone, come è stato definito prima, il Re Giorgio rispetto a tutto il resto. C'è pertanto la necessità, come abbiamo sentito, di dare una svolta e di far sì che il popolo, i cittadini, tornino a riappropriarsi del governo della cosa pubblica, cosa che ormai non è più
nelle mire. Diciamo che l'attuale riforma costituzionale, insieme a quella che è la nuova legge elettorale, l'Italicum, che purtroppo l'Italicum doveva essere quello che doveva sostituire il Porcellum, e invece ha fatto peggio del Porcellum. Vedremo se il 4 di ottobre la Corte Costituzionale, secondo me andrà rinvio a dopo le elezioni, dopo il referendum, per non ingerire nelle questioni, se infatti è sempre così, cioè se ne lava le mani, insomma, alla fine. Cioè, dicevo che la riforma costituzionale, insieme poi all'Italicum, portano a uno stravolgimento dell'assetto istituzionale valoroso. E il combinato disposto cambia non solo, come si dice, la forma di governo, ma tramite quello che è il sistema del ballottaggio, che adesso viene messo in forse anche dallo stesso Napolitano, perché c'è il problema, c'è la paura che il PD non possa vincere al ballottaggio, e cioè non si fa la riforma elettorale perché serve ai cittadini, no, si fa perché serve al partito politico di turno, cioè, è una cosa assurda. Allora, nel merito di questa riforma, diciamo che è stato pure detto prima, non serve né a ridurre il numero dei parlamentari, né a superare il bicameralismo perfetto, perché non viene superato, anche perché il bicameralismo perfetto nasce da un compromesso tra le forze di sinistra e la Democrazia Cristiana, perché in effetti la prima stesura della riforma costituzionale del 48 voleva una sola Camera, poi si disse che doveva essere rappresentata e allora fu messo pure il Senato. Pertanto abolire il Senato era la cosa giusta da fare, se si voleva andare a diminuire le spese, anche perché c'è un paradosso, che l'articolo 59 di questa riforma decreta che i senatori nominati dal Presidente della Repubblica prima erano a vita, no? Venivano nominati a vita, adesso durano 7 anni, cioè questa è una cosa che mi spiegate per quale motivo li nominate, visto che il Senato non ha più la funzione che è quella di essere eletto dal popolo, non serve nemmeno nominare altri 7, vabbè, poi alla fine, come si diceva prima, i sindaci possono essere 42, 50, 10, 5 senatori in più fanno la maggioranza per dare poi il colpo finale a quello che è l'ammasso della Costituzione, cioè quello di modificare la prima parte, che è quella essenziale, che, come si ricordava prima, già il Presidente del Consiglio Letta con la modifica dell'articolo 138 voleva porre in questione. Pertanto a questo punto che cosa succede? Succede che noi dobbiamo mettere in campo una serie di iniziative, queste iniziative che poi adesso le iniziative durano da febbraio, cioè questa è una campagna elettorale più lunga nella storia dell'Italia. Tra un po' arriviamo a 365 giorni, cioè a un anno di campagna elettorale, non si è mai vista una cosa del genere. Pertanto a questo punto che cosa succede? Succede che questo tipo di riforma va contrastata, ma va contrastata nel merito, va contrastata anche dicendo effettivamente che cosa bisogna riportare. Cioè, parte contrastare l'attuale riforma, deforma come viene chiamata, e va contrastata anche l'attuale riforma elettorale, perché quello è il pericolo. Va posto nel merito il ritorno al sistema elettorale democratico, quello che è il proporzionale puro, perché con il proporzionale puro non succedono tutte queste cose. Cioè quello che era una volta considerato una testa in voto, cioè
per il nostro paese questo è il sistema più adeguato, perché oggi come oggi, con la crisi dei partiti, che cosa succede? Succede che le persone si presentano a farsi eleggere come parlamentare non tanto per fare l'interesse dei cittadini, ma per fare gli interessi propri. E in effetti la soluzione non di dimezzare gli stipendi dei parlamentari, perché un parlamentare se vuole riesce a lavorare anche per 5.000 euro al mese, non ne servono 18.000. Anzi, all'inizio dopo il fascismo, chi andava a fare il parlamentare faceva pure con i soldi propri, venne dopo il fatto di prendere, e pertanto lo faceva perché, meno male, doveva servire lo Stato. Questo lo Stato non lo servono mai, perché bisogna vedere quando sono indagati all'interno del Parlamento, capire un attimo quali sono gli interessi. Oltre a questo bisogna opporsi a quello che è il fine di questa Costituzione, che è quella che è la forma di presidenzialismo, perché dopo la nomina attraverso le elezioni del Presidente del Consiglio si arriverà prima o poi anche alla nomina del Presidente della Repubblica. E sia ben chiaro che per fare tutto questo bisogna come minimo rimettere mano a quello che era il principio fondamentale della Costituzione, cioè la sovranità popolare, e questa bisogna, e pertanto va abrogato quello che ci è stato imposto dalla Comunità Europea, l'articolo 81, quello è fondamentale, il pareggio di bilancio, non è così, insomma, da questo punto di vista. Ma vanno anche ripristinate quelle che sono le funzioni e le competenze assegnate allo Stato e alle regioni dall'articolo 5 della Costituzione. Pure questa è una cosa che va rimessa in campo. Come vanno ridefiniti tutti i rapporti con l'Unione Europea? Cioè il fatto di prendi un giornale. Dai, è renziana, ecco, c'è stato un attentato all'Ampi. Dicevo, ma soprattutto ha recuperato la funzione costituzionale dei partiti, e in definitiva anche un'altra cosa, che è quello di introdurre il vincolo di mandato parlamentare. Queste sono le questioni che vanno poste, ma va legato questa sia la questione della Costituzione repubblicana sia la questione dell'Italia a un'altra base fondamentale, che se non la poniamo noi difficilmente poi va legata a quella che Enrico Berlinguer mise in campo come la questione morale, che deve essere una questione politica, perché se non si riforma questa questione, la questione morale, non ci sarà possibilità di mettere in campo una democrazia compiuta. Ecco, queste sono bene o male le questioni che stanno in campo. Io diffiderei molto dei sondaggi, perché in questo periodo dicono di cotte e di tutti, chi dice che vince sì, chi dice che vince no. È importante e fondamentale che la gente vada a votare, perché poi quello è il problema. Perché un conto è prendere il 40% con il 50% dei votanti, e un conto è prendere il 40% con 80-90% dei votanti. Tutta un'altra poi è un'altra. Ricordiamoci che Renzi si fa forte del fatto che lui ha preso il 40% degli europei, ma è andato a votare il 50%. Pertanto penso che sia da mettere ormai in campo in questi ultimi mesi un porta a porta per convincere non di bestiame nuove, per carità, lasciamolo perdere. Però va fatto, perché bisogna convincere ad andare a votare,
Votare no sarebbe l'ideale, perché bisogna... Molti che votano sì perché non sanno effettivamente di che cosa si sta parlando, perché se leggiamo l'articolo 71.1 lascia tutto a posto, dice, cioè qui nel senso che capisce già, non si capisce effettivamente di che cosa si parla. Comunque, va fatta questa battaglia e va fatta effettivamente da porta, perché se dovesse vincere sì sarebbe una disgrazia un poco, perché poi sarebbe difficile poi cambiare le cose quando dai in mano la politica a un nuovo Renzi, perché bisogna vedere se sarà lui che governerà alle prossime elezioni. Bene, io vorrei finire qui perché poi se qualcun altro vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa. No, c'era una domanda, ma io un secondo, ma poi possiamo anche parlare di dicevi le analogie con la modifica del 2006. Allora lì c'è semplicemente, la modifica del proposta del 2006 lasciava al primo ministro la possibilità di nominare e revocare i ministri e di sciogliere anticipatamente le camere, addirittura era il primo ministro in quel caso che lo poteva fare. Qui abbiamo innanzitutto un rafforzamento del potere dell'esecutivo tramite agenda imposta al Parlamento, ma nello stesso tempo non c'è un'elezione diretta ovviamente in Costituzione del Presidente del Consiglio, quindi non sarebbe possibile senza una modifica di questo tipo, ma esiste l'articolo 2 della legge elettorale che sostanzialmente conferisce al capo del partito il potere, diciamo, di governare, di rappresentare l'indirizzo politico delle forze che si presentano. Quindi è ovvio che non c'è nessuna conseguenza giuridica, però la conseguenza politica mi sembra evidente, e quella di conferire, viene usata per la prima volta l'espressione capo del partito nella legge elettorale, e il capo del partito che vincerebbe le elezioni sarebbe dal punto di vista politico inevitabilmente anche il futuro Presidente del Consiglio. Quindi diciamo non è contenuto nella legge di revisione costituzionale che rafforza i poteri dell'esecutivo, ma c'è sotto la forma dell'introduzione alla legge elettorale di un capo del partito che in caso di vittoria, proprio perché in quella norma si parla esplicitamente di governo del paese, il potere comunque di essere destinatario della norma del Presidente del Consiglio. Io vi segnalo il dibattito di domani sera, l'Unione Europea dopo la Grecia e la Brexit, quale politica per la sinistra e il movimento dei lavoratori. Grazie e arrivederci.